Le formiche, ad esempio, sono molto laboriose, con un'organizzazione perfetta. Esse trasportano briciole e insetti spesso più grandi di loro, li portano nei propri formicai per il rifornimento di viveri, visto che è l'inverno ormai alle porte. Hanno una forza e una capacità che lascia senza fiato, se si osservano attentamente. La regina, infine, ha un ruolo importante per la sopravvivenza delle operaie. Diversamente nella nostra vita ci sono molte persone laboriose che non guardano a vizi, la cui vita ogni giorno è piena di sacrifici, ma non sono ripagate secondo gli sforzi, le prestazioni svolte, facendo addirittura una fatica immensa ad arrivare alla fine del mese. Questo perché la classe politica sanguisuga, proprio come il formichiere, è manipolata anch'essa da qualcuno più potente di loro, dominata dalla più spregevole avarizia che la spinge a mangiare tutto quanto. I politici spesso promulgano delle leggi che sono studiate apposta per incatenarti in quell'effimera illusione. Anziché lavorare in gruppo per il bene comune della società, essi vivono sulle fatiche altrui e i tempi che verranno non preludono di certo a miglioramenti, vista la crisi e del degrado familiare sempre più gravi, per non parlare della criminalità e del terrorismo che sempre è organizzato da questi illustri personaggi. Quindi, a differenza della formica, noi sgobbiamo fino alla vecchiaia, tardando a mangiare ai pochi privilegiati, seduti sulle poltrone, senza nessun compenso e profitto. Le api sono magnifici insetti, anche il loro lavoro è cooperativo ed organizzato in vari ruoli. Il miele è la sostanza alimentare che producono, partendo dal nettare dei fiori e combinandolo con sostanze proprie, per poi custodirlo negli alveari. Nella nostra società ci sono donne e uomini coraggiosi che donano la propria vita dedicandosi al prossimo. Le loro azioni sono umili e silenziose al tempo stesso. Essi dedicano la loro intera vita, sparsi tra vari popoli diseredati dal tutto il globo, girando per i villaggi, portando da capanna in capanna, proprio come le api volano di fiore in fiore, un raggio di speranza a chi è più sfortunato di noi. La loro gioia viene ripagata con quel sorriso di chi o poco sa essere felice, così che il cuore di queste innocenti anime si riempie di miele, se osservate nel profondo dei loro teneri occhi neri segnati dalla sofferenza. Devo ricordare che ci sono anche scienziati che hanno tante buone idee e progetti affinché povertà e miseria piano piano siano sconfitti, usando tecnologie immaginabili al giorno d'oggi, ma troppo spesso censurate. Dato che la maggioranza dei brevetti viene comprata da società fantasma che detengono il potere, bloccando le applicazioni, è evidente che essi non vogliono il bene di tutti. Sono esseri che non vengono nemmeno mostrati al grande pubblico. Anche le loro azioni sono silenziose, ma, a differenza degli uomini e delle donne di buona volontà, essi controllano tutta l'economia globale e i loro piani occulti sono per molti casi impensabili che nemmeno ne immaginerebbero l'esistenza. Quindi, a differenza dell'apicoltore che prende solo una piccola parte di miele per sostenersi, loro rubano tutto quell'essenza, fino a che il popolo rimane solo un grande amaro in bocca. Ciò avverrà sempre finché l'umanità, in cui la maggioranza è proprio come le api imperarie, non ne prenderà atto, risvegliandosi dal lungo sonno e mostrando una volta per tutte quel punziglione divino che si porta sin dalla nascita, al cui interno risiede nascosta la nostra vera essenza, che può trasformare in un attimo questo mondo nella salvezza e libertà dopo secoli di tirannia. La mantide religiosa è un insetto con le zampe spazializzate per la cattura delle prede. Quando adocchiata la preda, lancia fulminemente in avanti le chiele, che non danno scampo, per poi gustarsi in tutta tranquillità la povera vittima. Mentre, durante l'accoppiamento, molti maschi vengono divorati dalla femmina, partendo dalla testa.
Oggi la nostra religione ha molti prelati che, come madri religiose, tengono le mani allo stesso modo e pregano per il bene dell'umanità, in nome di Dio. Ma se osservi bene questo atteggiamento, ti accorgerai che di buono c'è ben poco. Le grandi somme che incassano ogni anno sono cifre da capogiro, che, se investite, la fame e la povertà scomparirebbero in un attimo. Invece la loro sete di potere ingordisce l'avarizia e porta ad accumulare sempre più quei tesori, adornandosi anche con tutti quegli anelli e collane d'oro che sono testimonianza del loro egoismo più perfido. Quindi le persone sofferenti e bisognose del mondo, piuttosto che essere sfamate, vengono consolate solo con prediche e non con fatti reali, lasciando ognuno ad arrangiarsi col proprio destino. Ben pochi sanno che molto di quel cospicuo capitale che noi stessi doniamo in buona fede viene investito per la fabbricazione di armi e, come l'amante del lavoro al maschio dopo l'accoppiamento, molti dei nostri soldati, dopo essere partiti per il fronte, per amore della patria, fanno la stessa sorte, a causa di false guerre manipolatorie e di dogmi religiosi. Il ragno laborioso dimostra una grande precisione tecnica nel tessere la propria tela. Tela gli permette di procurarsi il cibo per poi liberarlo ancora in vita, dopo averlo paralizzato. Spesso i ragni sono molto velenosi. Nel nostro tempo agisce un gruppo di illuminati che piano piano, come la tela dei ragni, sono riusciti sin dai tempi più remoti a tessere la loro bramosia di potere, rafforzando il loro progetto, creandolo in modo del tutto invisibile, con un sistema impercettibile all'occhio umano, per poi soggiogarsi con ogni persuasione malefica. Sono pochi gli astuti che riescono a scappare dalle griffe di questi esseri, che non sempre è facile passare inosservati, poiché essi hanno mille occhi diabolici e grandi fauci grondanti di quel sangue appartenente al Cristo che dimora nel loro animo. Controllano le più alte cariche ufficiali, questo permette loro di far cadere gli eventi e di sottrarre il proprio piacimento, mentre loro silenziosi osservano dietro le quinte lo show, decidendo l'andamento delle cose. I ragnetti più piccoli sono i loro servi, le loro pedine, che divorano le prede che poi verranno usate per alimentare ed accrescere tutta la struttura piramidale, creando un nuovo ordine mondiale, e sarà allora che la vedova nera avrà realizzato lo scopo finale. Chi non avrà avuto la forza di uscirne sarà condannato al banchetto finale degli inferi. Il grillo è un insetto che ci accompagna nelle notti d'estate, il suo frinito prodotto dallo sfregamento delle ali dei maschi, che in questo modo richiamano le femmine. Il grillo compie anche dei lunghi salti e non è sempre facile catturarlo, qualora si voglia. Questo insetto mi ricorda in parte i nostri politici che ci governano, la differenza è che loro tutto l'anno c'è noi con le loro chiacchiere, parlano e straparlano in continuazione, promettendo persino la luna con una mirata propaganda, e questo funziona eccellentemente nelle psiche della maggioranza del popolo. Infatti la maggior parte delle persone è formata da schiavi astronauti delle loro false colonizzazioni. Una volta raggiunto lo scopo per cui sono stati eletti, sembra che quel viaggio lunare abbia creato strati di amnesia, tant'è che mantengono la metà di quello che hanno falsamente promesso. Il popolo deve capire che, votando, non si risolve nulla, perché i mali sono la radice. Chi determina la vittoria o la sconfitta di ogni singolo partito non coincide con i singoli cittadini, bensì con quella ristretta di elite che agisce dietro le quinte del sipario, e loro, proprio come grilli, se la ridono canticchiando le vostre spalle, mentre voi cercate di afferrarli, ma loro non si fanno prendere, proprio perché non ne comprendete bene l'esistenza. Nelle notti estive è possibile ammirare il luccichio delle lucciole, che grazie ad un complicato processo chimico sono in grado di emanare luce fredda. Lo spettacolo che si presenta è davvero magico, ed unico nel suo genere. Tutti noi, buoni o cattivi, proprio come le lucciole, possediamo dentro di noi quella scintilla divina che ci permette di manifestare la nostra essenza con il nostro libero arbitrio. Purtroppo, durante il tragitto di molte reincarnazioni, portiamo con noi i nostri demoni del passato, ossia il vittimismo e l'ego, che con il tempo, se non si riesce a controllarne, ci fa perdere quella preziosa luce che si offusca sempre più. Durante questo processo di mutazione genetica, questi cuori ed animi sono avvolti nel buio più assoluto delle tenebre, rimanendo vittime di schiavi di se stessi, perdendo le tracce per quella fonte divina che tanto aveva dato loro e che ora tanto toglie. Esiste, però, quel popolo eletto ed ammirevole, formato appunto dai guerrieri della luce. Sono proprio quegli esseri divini che, senza mai perdere la speranza, irradiano con i loro cuori e azioni
la luce nelle cupi notti della terza densità del pianeta Terra, affinché qualche loro fratello decaduto possa riprendere la giusta rotta, seguendone sia luminosa. Come potete vedere, l'evoluzione del microcosmo è sorprendente. Se solo ci mettessimo ad osservare meglio questo piccolo mondo, ci darebbe tante risposte per uscire dai nostri guai. Solo il giorno che lo avremo capito veramente, saremo tutt'uno con madre natura e il Dio che risiede in ognuno di noi, potremo paragonarsi anche ad un misero bruco che, con pazienza, si arrampicherà sulla pianta per poi volare libera, trasformandosi in una meravigliosa farfalla che viaggerà oltre il confine della realtà e sarà finalmente libero.